Andiamo un po' a Caffè Nero, che dicono che facciano dei cappuccini serriani. Abbiamo preso il simpatico caffè nero senza zucchero. Però è buono, fatto bene. Sente la schiumetta del cappuccino. Camion Nearest, preso i biglietti, 15 sterle, equivalenti 20 euro. E siamo alla Tate, adesso andiamo a guardare che spazio enorme. Mickey de Saint Paul Shooting Pictures è geniale. Ha preso tipo un reticolato di ferro che c'era degli spuntoni, gli ha attaccato dei sacchetti fini di vernice prima, però ha ricoperto tutto in intonaco, quindi il quadro era pulito. In una mostra chiese al pubblico di sparare sul quadro e sperforando i sacchetti è uscito fuori qua. Geniale. Twombly. Allora cane, abbiamo mangiato, ci siamo riposati. Grandissima, grandissima esposizione di Damien Hirst. È un tossico ma è un genio, cioè ha fatto delle cose allucinanti. Peccato che non l'abbiamo potuto riprendere. Sta fissato col ciclo della vita, la morte, queste cose qua. Super criticato dagli animalisti per quello che fa, e quindi è un genio a prescindere, cioè, no, ovviamente. E guardate quello che crea, perché quella è la creatività, cioè è allucinante. Prima brutta esperienza a Londra, Anto, che cosa è successo? Una tizia ti voleva dare un volantino con scritto Be Vegan. Cioè, ma ci vogliamo rendere conto? A me, non sono ancora abbastanza famoso? Siamo in un mercato alimentare a Piccadilly ed è il mio mercato preferito, ovviamente. Pazzesco, solo cibo. Marcus, vediamo che abbiamo comprato. Coca-Cola Curiosity Cola, chissà cos'è. È una Coca-Cola gingerosa. Il negozio di giocattoli più grande del mondo. Dura prova il portafoglio di Delli, che adesso ha visto le cose che vorrebbe comprare. Reparto Lego Star Wars. Siamo sui fantastici autobus a due piani da Baker Street, dove siamo andati a vedere la casa di Sherlock. Una turistata, ma fa sempre effetto rivedere anche accenni finti di un mito grandissimo. E questo è il piano superiore dell'autobus. Cagnacci, come vedete sono vestito decentemente, e se c'è qualcosa che odio nella mia vita oltre ai vegani è il vestirmi decentemente. Questo perché devi avere tempo, senso del gusto che non ho, e poi capito, devi stare tutto là preciso, bello posciato invece. Ma perché faccio questo? Perché questa sera vi porterò in uno dei posti migliori al mondo, dove ogni vegano teme di andare, dove ogni vegano verrà sempre maltrattato da oggi fino al resto della storia, da Sir Fergus Anderson, il genio della carne dal naso alla coda. Stay tuned. Siamo al St. John col figlio Eleonora. Siamo qui. Accettano anche laureati in legge. Addirittura la bottiglia d'acqua col marchio personalizzato. Signore e signori, grande delusione, non c'è il midollo. Sto rosicando veramente tanto, però adesso vediamo cosa ho preso. La frasca sarebbe tornata. Ma poi con lingua, con funghi e altro, spacca. Sono cuore, polmoni dell'agnello, eccezionale. Con sapore. Vai. Signori, sto mangiando un piatto fatto di interiore d'agnello eccezionale. Guardate questo polmone, come... Ancora respira. Buonissimo. Anche lui lo stesso piatto, il trolley. Dove siamo, Domè? Siamo al St. John di Fergus Anderson, uno dei posti più belli del mondo. In che città siamo? Londra. E qua si cucina tutto degli animali, tutto, non si scarta nulla. Guarda il colore marrone, questo è un piatto. Ecco qua, ecco a voi, ragione servita. Buon appetito. Ciao.